no, no, datemi un prete. Il mio gatto con una scoreggia fa più danno delle tue palle di fuoco. Voglio diventare un mago. Dai, passa al lato oscuro, abbiamo i biscottini. Oh mio Dio, dove siamo? Questo è bentornati nel secondo episodio della serie di Minecraft chiamata. Già che ho detto Minecraft, ha già detto tutto. Comunque siamo su Robronovian Knights. Un nome scombinato un po' come i miei capelli in questo momento. Nell'episodio precedente avevamo fatto i primi progressi. Sono davvero contento che vi sia piaciuto il primo episodio e spero che anche questo secondo raggiunga dai bolle. Insomma, abbiamo parlato con il re Avalon 14esimo, non mi ricordo come caspita si chiamasse. E dobbiamo andare a parlare prima col prete, poi col mago, andare alla ricerca dei cavalieri, prendere le chiavi, ammazzare il drago e vincere la missione. Ce la faremo. Aia. Molto bene, siamo rimasti qua. Ovviamente non sono andato avanti. Ho spaccato le cuffie o sbaglio? Mi sa di sì. Innanzitutto ho visto che qua c'è un set your spawn here che mi permette appunto di rinascere in questo punto in caso dovessero succedere cose brutte. Spero che funzioni. Io sto cliccando. Dobbiamo andare alla ricerca del priest. Ora non sarà affatto semplice trovarlo considerando che non ci sono indicazioni. Mannaggia loro. Ma non importa, noi siamo abbastanza capaci e girovagando lo troveremo. Per esempio qui c'è un royal trader che mi dà la mela d'oro potenziata con 50, mi dà una spada di diamante. Ragazzi, ho bisogno di 25 nugget, dobbiamo trovarle. Che peccato che non si possono uccidere le guardie. Guarda, avrei fatto molto volentieri. Dai, male male trovo un'altra chest nascosta come quella dell'altra volta e mi danno 25 nuggets di botto. Ciao scheletro, come stai? Sì, sono qui giusto per spaccarti un attimo la faccia perché non sei il benvenuto nel nostro castello. Tutto sommato trovare gli zombie è una cosa positiva perché con le rotten flash è possibile fare lo scambio con i soldi veri, quindi in ogni caso potremo usarle. Una stanza con delle chest tutte rigorosamente vuote, ma ci avrei scommesso. Quando mai ti forniscono qualcosa di utile? Comunque siamo entrati nella cinta muraria e non era proprio il mio obiettivo. Continuando a salire mi sa che qui ci sono le torri per le guardie, esattamente. Forse se saliamo ancora in cima c'è qualcos'altro o no? Ragioniamo un po'. Di solito il prete dov'è che sta? In chiesa. Quindi potremmo tornare in giù e andare un attimo dove l'altra volta sentivo quella voce un po' strana, no? Che ne pensate? Grazie, muori. Sono veramente tanti, sti mostriciattoli. A me non piace per nulla sta situazione. Corri. Corri, step, scappa, via. Siamo arrivati da laggiù, giusto? Bene, quindi basterà tornare indietro. Di qua abbandoniamo la città e non mi sembra proprio un'ottima scelta. Dobbiamo prima fare ciò che ci ha posto il re. Va bene, lo ammetto, forse mi sono perso, ma ritroverò la strada. Central Warehouse. Warehouse manager. Cosa possiamo fare per te? Datemi un prete. Sto cercando Oliver Jepta. Magari il prete si chiama così e nessuno me l'ha detto. Aiuto! Mi ha detto che è all'Army Camp, nella parte opposta di questa città. Ed abbiamo stretto la mano e ce ne andiamo via. Provo ad attraversare la città completamente al lato opposto. Vediamo se lo troviamo. È il figo il fatto che appunto tu possa interagire con i personaggi che ovviamente non sono proprio fisici, ma sono dei piccoli command block con una testa sopra della mappa. Bisogna accontentarsi, ragazzi. Poi magari inventeranno ancora qualcosa di più figo. E voi mi avete già stufato, però. No, ragazzi, i mob ce ne sono veramente troppi, eh. Per i miei gusti sono tantissimi. Mi hanno droppato una carota. E aspetta, ho anche del cibo qua, però crudo. Cos'è questo? Un action figures. Molto ben fatto anche il camino, ragazzi, eh. Cioè, è assurda sta texture. Bando alle ciance, sto solamente perdendo tempo. Allora, non lanciamoci dalla finestra che è pericoloso. Ci sono le scale. Il mondo è fatto di scale. C'è chi le scende, c'è chi le sale. Ho fatto il contrario, ma va bene lo stesso. Qui c'è la gilda dei maghi. Forse lo troviamo qua il prete. Mi auguro proprio di sì. Grandmaster Velechi, lo aveva nominato se non sbaglio. Ma perché ha la faccia di... di Notch? Vorrei entrare nella gilda dei maghi. È possibile? Sai che figata? Baglio mi ha scritto: patetico, il mio gatto con una scoreggia fa più danno delle tue palle di fuoco. Voglio entrare nella gilda dei maghi. Voglio diventare un mago. Come faccio a sparare? Come faccio a sparare la palla di fuoco? Non so come si fa. C'ho un albero in mano, una carota. Come si fa? Scusa, non puoi dirmi che sono una pippa senza spiegarmi come devo fare. Mettilo. Mettilo di nuovo se hai il coraggio. Vai. Metti il bersaglio. Mettilo. Preso. L'ho preso. L'ho preso, però non ce l'ho. Lo sto picchiando. Uno stronzo di merda. Vaffanculo, sti maghi sono proprio degli stronzi. Non vogliono neanche darmi da lavorare. La crisi qui è data per colpa loro, ve lo dico io. Me ne vado, va, alla ricerca della civiltà dei preti. Dobbiamo cercare di entrare nel... non nel distretto dei mercanti dove sto per morire. Mannaggia a me che ho pochissima vita. Oh, non bene, non bene. Lei è un mago, lei è un mago. Noi non lo siamo, lei sì. Entra in una casa, muoviti, step, devi rifugiare. Troppo grande questa città per me, devo chiudermi. Dobbiamo mangiare la carota.
Poi abbiamo il coniglio crudo, che è una prelibatezza da non farsi sfuggire. Poi la carne marcia, perché abbiamo solamente questo. Oddio, non mi ha avvelenato, che culo. Però non mi ha neanche rigenerato tutti i cuori, tutte le cosciotte, quindi devo per forza mangiare un altro. Da notare anche i quadri, che sono molto ben curati. Qui c'è l'orso con l'omino, qui caspita c'è la neve. Tutte bloccate ste casse, marimma cane. Mi sembra di essere nei Promessi Sposi, alla ricerca di un prete che mi sposi con me stesso, grazie. Cos'è questo? Aperto 24 ore... al giorno, tutti i giorni? Cioè, avete le torte qua, io me le magno. Ah, che stupidi. Mai dare delle torte a portata di Steppi. Queste me le prendo tutte. Torta di zucchero, quanto è bellina. C'era anche della torta sul tavolo, non l'avevo vista. Tutto bene, grazie per il cibo. Ripasserò la prossima volta, siete davvero molto bravi. Un piccolo mago cafone. La longevità di questa mappa è data dal fatto che purtroppo ci si perde nei suoi meandri e che quindi di conseguenza non si trovi mai la strada giusta. Lui ha delle pozioni per noi, che bello. Ancora sto barman. Un'armatura. Corazza di maglia, tunica di cuoio. Mi prendo quella di maglia tutta la vita e quella di cuoio la piazzo qua. Che figata, in cambio delle nugget ti dà tipo le bevute che si chiamano Cucumber Blades, Final Blast, Drowning Cider. Va bene, abbiamo capito che la mappa è figa, Step, ma per cortesia puoi andare avanti? Grazie. Il problema è che guardando la mappa, anche seguendo il fiume, non mi conduce da nessuna parte. Io devo tornare verso il drago. Riusciremo a ritrovarlo? Cosa vedo qua? Delle mucche. Le mucche le ammazziamo tutte, ragazzi. C'è poco da fare. Ho bisogno della vostra carne. Il vero problema è che adesso sono per sempre chiuso qua, probabilmente. E invece no, c'è una porta che mi porta al chiuso, che mi porta fuori. No, voglio il grano. Datemi il grano. Devo saltarci sopra, ragazzi, perché non si può raccogliere. Food for Stepney. No, purtroppo è il metodo più veloce e semplice di raccoglierlo. E nonostante sia lento, dobbiamo accontentarci. Salta di qui, salta di là, spacca il grano tra la... Ah, questa dovrebbe essere una bella botta di cibo e di scorte, teoricamente. Come un coniglietto, salto dentro all'orto. No, da cosa che prendo danno? Dal cibo, oh mio Dio, la difficoltà hard. Dai, molto bene, adesso dobbiamo semplicemente trovare un crafting table. E dai, dimmi che non c'è qua dentro, c'è per forza, esatto. E voilà, prendi il pane. Dai, stai per cortesia, datti da fare. Ho trovato un buon punto di riferimento. Allora, c'abbiamo il mare, sto guardando la mappa. Io se proseguo tutto lungo il mare raggiungo nuovamente il fiumicino che porta al Military District. Ok, perfetto. E là in fondo dovrei trovare il drago, che è il punto di riferimento per trovare la chiesa. Non capisco perché non mi abbia dato la seconda quest completata. Io ci ho parlato con il re di Avalon, Blagalon, Kagab. Ok, forse inizio a capire. Bene, questo è il mega dragone che avevamo davanti. Qui c'è un combattente con una spada che non avevo visto l'altra volta. C'è anche il mantello. Quella là dovrebbe essere la chiesa. Bene, forse ce l'abbiamo fatta, ragazzi. Ve lo giuro, sono stremato. Forse ce l'abbiamo fatta. Questa è la church, cattedrale. Ovvia, ovvia, the priest. Il reverendo Pennington. Ma che cazzo è? Parliamo con lui. Se c'è solamente lui, parleremo con lui. Ma porca di quella cane, mi sono cagato addosso. Come mai ci sono così tante chiese in questa città? Io ne ho viste solamente una. Ma taglia al dunque, dove sono le chiavi dei cavalieri? Perché qui le persone da casa vogliono sapere. Oddio, broken organ quest accepted. Ma non ho capito cosa devo fare. Che ne dite, ragazzi? È stato un errore scegliere una map adventure in inglese senza saperlo bene? Forse sì. Comunque fermi, forse è lui il prete. Ti prego, ti prego, ti prego, ti prego, ti prego, ti prego, ti prego. Priest! Oh! Ce l'abbiamo fatta, è lui che cantava. Ciao bello. Com'è che faccio a parlare con te? Com'è che si fa? Ehi, ehi, ehi caro. Ehi, ehi. Ti do la torta? La vuoi la torta, eh? La vuoi la torta e il biscottino? Dai, passa al lato oscuro, abbiamo i biscottini. Non vuole niente, non è corruttibile questo prete. Non capisco cosa devo fare. Ehi compà, invece di leggere il libro, puoi aiutarmi, piacere? No, i biscotti però non me li ruba. Ti prego, dammi una mano. Guarda, ci sono i tuoi adepti che ti seguono. Ah, non puoi picchiarmi. Il prete mi protegge. Pum. Sacco di pulci che non sei altro. Brutto cervello marcio. Bene, perché non c'è tipo un riepilogo delle quest che devo portare a termine, ragazzi? Io così sono in difficoltà. E voi sapete bene che probabilmente farò terminare la serie se non riesco ad andare avanti. La campana della torre è chiusa per i ripari. Che cazzo mi avete fatto salire a fare? Voglio salire, fatemi salire. Ok, andiamocene di qua prima che mi prenda il pazzo al cervello. Qui c'è pure il cimitero. Olè, io vado a giro con tre cuori. E gli scheletri, olè. Penso di aver bisogno di un po' di riposo psicologico in questo momento. Dai, dormiamo anche se non serve a niente. Comunque dobbiamo tipo viaggiare fino a Stormwall. Ma prima devo parlare col prete. Ok ragazzi, allora mi sono letto tutte le informazioni dell'altra volta. Avevo fatto degli screenshot. In poche parole, mi hanno detto che davanti alla cosa reale
c'è tipo un cartellone con delle informazioni. Lì dovrei trovare un portale che mi conduce dove devo andare. Dal prete dovevo solo andare a farmi benedire. Mi ha benedetto più che bene, sai, con gli zombie che mi davano le mazzate sulla schiena. Altro che acqua benedetta, acqua santa. Peccato non poter prendere queste armature del cavolo. Sir Azustone, uccisore di draghi. 30 minuti di registrazione e Step non ha ancora capito che caspita deve fare. Grandioso. Dai, manteniamo la calma che forse stavolta è la volta buona. Dovrebbe esserci il coso delle informazioni qui vicino, eh. Qui vabbè abbiamo la prigione, ricordiamocelo. Che c'è scritto qua? Oggi le esecuzioni saranno alle 5 del pomeriggio, che bello. E l'orario dei visitatori è dalle 2 alle 16. In caso qualche amico dovesse finire in cella, non lo so, su Real Power che si infila la zucchina nel culo. Dai, siamo tornati nel distretto reale, per piacere mi date sto portale, grazie. Drovnia City Portal, ci sono delle indicazioni per la prima volta nella vita. Attenzione, noi dobbiamo andare a sinistra. E questo qua? L'abbiamo trovato ragazzi, set spawn here. Bene, perfetto, right cliccato. Abbiamo trovato il portale per Drovnovia. Finalmente ragazzi. Oh, devo cliccare in chat? Io non ho pigiato uno a caso, eh. Alzir City? Oh mio Dio, dove siamo? No, ma era in North Pine. Dobbiamo andare in North Pine ragazzi, ho sbagliato. Fermi tutti. Ok, teletrasporto to North Pine, il pino del nord. Che figata atroce però. Cioè, poi noi con questo portale possiamo muoverci da un punto all'altro senza impiegare tempo, è bellissimo. Dobbiamo trovare Sir Yvonne, che dovrebbe essere da queste parti, in questa città. First Knight of Drop. Cioè, più semplice di così, ragazzi, c'era scritto, eccolo qua. Trovato. E boom, e boom, e boom. Il re mi ha mandato per prendere la tua approvazione. Devo completare la sua challenge, che è la search challenge o la recovery challenge. Facciamo la search o la recovery. Ecco, ci metto davanti alle scelte ora. Search challenge, su. Dobbiamo ritrovare un oggetto antico. Oh mio Dio. Ho accettato la chest, mi ha dato una mela d'oro. Dobbiamo andare alla cripta e trovare la spada dell'antico guerriero. Quando la trovi devo prendere a portarla al capitano, che è all'accampamento, che mi darà l'approvazione. La facciamo nel prossimo episodio. Comunque ragazzi, io direi che questo episodio di oggi è terminato. So che non abbiamo fatto granché, però cercherò di inserirvi più volte a settimana questa serie, perché come vedete va vista passo dopo passo. Spero ovviamente che vi sia piaciuto. Se così è stato, pollicione in su, perché dobbiamo andare avanti con le quest. E vi ringrazio per il video, spolliciate, condividete, se avete fatto scaricare il canale, non ci vediamo sul prossimo video. Qua siamo tutti.